Senti, è sempre uno di quei salti mortali, triple piruette che hanno caratterizzato tutta la tua carriera. Dopo, appunto, personaggi inquietanti legati a vicende fortissime, da Minelli, appunto, no? Per adesso stai preparando un film che sono i quattro mosettieri. Sì. Qualcosa ci può già raccontare. Non cominciamo così, se no. Ieri sera ti ho chiesto chi è, evidentemente. Indovinate che il moschettiere può essere, Fabino? Solo io potevo chiederci. Sì, sta iniziando questa avventura con Giovanni Veronesi, i moschettieri del re. Inizieremo a maggio. Gli altri moschettieri sono Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo e Sergio Rubino. Quindi vi lascio immaginare che facciamo i moschettieri a cavallo. Papaleo non l'avevo ancora sentito, ma l'ho sentito più volte. Sicuramente non possiamo proprio fare la maschera di ferro. No, ci stiamo attrezzando. Se stiamo andando a cavallo, stiamo facendo di squadra. Ha voluto fare sto film, poi vediamo. Guarda. E come rispondere un film a questo? No, se no li devo fare tutti. No, perché io ho sentito tante volte che Francesco cominciava una frase come Aldo Fabrizi e finiva con Mastroianni, ma proprio senza, vabbè, adesso. Si chiama schizofrenia. Dopo Sanremo non è più un segreto, lo possiede da te. Però insomma, è un film molto divertente, tra l'altro è tantissimo tempo che non si fanno film di capo e spalla. È molto divertente. Ci stiamo preparando, siamo... A proposito della pistola, anche un cavallo, voglio dire, ma è a cavallo ti senti subito. No? Oggi, no? Vai. Siamo anche così, siamo ancora dei ragazzi, quando tu li metti, ti dai la spada in mano, precisamente gli viene il bello. Senti, e come fai mentre ti prepari appunto a cavalcare, ti pesce il pizzetto, prendi in mano sciabolo e fioretti, a pensare anche poi che magari due mesi dopo, non so, adesso tempi di lavorazione, poi farai, sempre per restare così personaggi soavi, legati a momenti leggeri della nostra storia, un certo Buscetta per Marco Bellucci. Come faccio? Innanzitutto sono molto felice di avere questo problema, proprio molto felice, perché è un film che ho inseguito per tanto tempo e finalmente Bellocchio, che è uno dei registi, secondo me, ancora più giovani che abbiamo, ha deciso che io possa essere il suo Buscetta. Faccio cercando di mettere insieme la testa e il tempo, ed è la cosa più faticosa da un certo punto di vista, però è talmente forte la gioia di poter affrontare un personaggio così che ben venga a dormire meno, insomma. Mentre stavi facendo la domanda, in realtà pensavo che la domanda fosse: come fai a stare a casa? E le figlie che ti dicono? E tua moglie? In realtà è quella la preoccupazione maggiore, devo dire la verità. Nel senso che io ieri mattina sono uscito con la barba, sono tornato, e mi hanno guardato con sto baffo e sta cosa, e ho fatto: che sei? Però poi alla fine ha detto: ah, però sei da santo, ti posso baciare, questo è il suo vantaggio. Sì. No, vabbè, sarò più tecnico se vogliamo, appunto. Si ripropone il binomio fantasia, leggerezza, invece studio, documentazione, pesantezza. In realtà sì, non pesantezza, anzi. No, pesantezza dei fatti, del mondo, insomma. Ma nel caso specifico stiamo parlando di un personaggio altrettanto... interessantissimo. Non solo, ma un personaggio che non è un personaggio, cioè un personaggio che è tanti personaggi quanti sono le facce che ha potuto cambiare, i paesi in cui è vissuto.
un personaggio che è riuscito a diventare celebre senza essere mai stato nulla. Non era un boss, ma era un boss. Non era figlio di un vetraio che faceva gli specchi e si è cambiato la faccia 5 volte. Insomma, c'ha tantissimi lati interessantissimi che sono felicissimo di poter andare a scavare mettendomi a servizio di quella che sarà la scelta di Marco di raccontare la sua visione di quest'uomo. Però ci sono dentro da tanto tempo, perché appunto, sapendo che Marco faceva questo film, già mentre giravo il film di Muccino, preparavo il provino con lui di notte e ho letto tantissime cose, ma da tanto, perché è un personaggio che mi incuriosisce moltissimo. Tra l'altro, vista la notizia di ieri, della sentenza che dice che c'è stata una trattativa Stato-mafia, questa cosa si arricchisce di ulteriori motivi di riflessione.